Buongiorno, sono Clara della quarta F del Gaulenti. Il nostro video si suddivide in due parti. Nella prima parte presentiamo quanto fatto a scuola per argomentare il tema sul bullismo. Nella seconda parte invece diamo libero sfogo alla nostra fantasia per sognare un mondo migliore. Buongiorno a tutti, sono Silvia Milan dell'Istituto Gaulenti di Biella, indirizzo Enogastronomia. Con questo video i miei compagni ed io vogliamo parlarvi di un progetto che riguarda il cyberbullismo e il bullismo. Per parlare di questo argomento abbiamo preferito creare un fumetto, perché ci era sembrato un modo per suscitare la partecipazione di tutti. Questo fumetto è stato creato in bianco e nero per farlo colorare dai ragazzi mentre viene raccontata la storia, intitolata Balbù. Abbiamo scelto questo nome per il protagonista, che è un acronimo di Basta al Di bullismo. ambientare questa storia in una fermata della metro di una non precisata città e non in una scuola, perché solitamente si associa questo fenomeno all'ambiente scolastico, ma in realtà può succedere ovunque. La storia parla di un ragazzino di nome Balbù che ogni giorno alla fermata della metro incontra dei bulli che lo prendono in giro e gli fanno degli scherzi perché è considerato diverso in quanto ama scrivere un suo diario segreto. Un giorno però incontra una ragazzina che pure lei scrive un suo diario. Diventano amici e decidono con gli altri ragazzi di affrontare i bulli e di distruggere i loro diari per porre fine a tutta quella sofferenza e perché ormai non si sentivano più soli. Mi presento, sono Arthur e sono qui oggi per raccontarvi la mia testimonianza dal Regno Inquilino. Regno Inquilino è un regno utopistico dove spesso succedono cose che riguardano l'impossibile. Ahimè, al giorno d'oggi sono un ragazzo peso e come tale vengo spesso preso in giro. Nella mia scuola vengo spesso criticato per la mia forma fisica e per l'abbondare dei miei pasti, ma nell'ultimo periodo ho scoperto che anche essere magri non è che abbia qualche tipo di vantaggio. Infatti, correndo spesso in bagno, sento e vedo un ragazzo vomitare e informandomi ho scoperto che questo ragazzo soffre appunto di anoressia, una malattia che ti porta a essere magro. Nell'ultimo periodo ho provato a sedermi con lui in mensa e parlando un po' con lui abbiamo scoperto di essere molto più simili di quello che credevamo. Lui mi ha insegnato a mangiare un po' di meno e io gli ho insegnato a mangiare un po' di più. E questo ci ha portato principalmente a condurre una vita migliore, perché nessuno dei due si è mai sentito più sbagliato da quel momento. Spero possa succedere questa cosa anche nel vostro mondo. Ciao!